Bloody Mary, non penso l'abbia mai provato. Oh. Buonasera. Sì, la vedo. È stata una lunga settimana. Beh, adesso si può rilassare. Direi che un drink è più che meritato. Assolutamente. Tra l'altro stavo proprio studiando qualche cocktail nuovo da farle provare, visto che diciamo ormai siamo sempre lì a fare le stesse cose, il solito whisky piuttosto che il solito gin tonic, quindi volevo sorprenderla un po'. Mi dica com'è stato quel progetto, come sta andando quel progetto su cui sta lavorando con Veronica, giusto? Da quello che mi ha raccontato, Veronica non è mai stata proprio d'aiuto, anzi, direi che per il suo team è proprio quella meno adatta, meno competente, ma io mi baso su quello che mi dice lei. Ecco, allora, vabbè, e per il resto, la prossima settimana ha tante scadenze. Quindi si preannuncia una settimana piuttosto stressante. Ok, beh, allora, senta, come le dico sempre, prenda questo piccolo momento per sé e cerchi di staccare la mente, ok? Tanto qui siamo solo io e lei. Quindi può sentirsi, diciamo, ecco, può fidarsi di me. Stasera per caso è in attesa di qualche ospite oppure sarà solo lei? Ah, ok, arriva un'amica. E quindi magari preparo poi un drink anche per lei? Assolutamente. D'accordo. Allora, come le ho detto, stavo appunto guardando qualche cocktail nuovo, ma mi dica lei se vuole il solito whisky. Abbiamo, il Nikka, non l'ha ancora aperto, è sempre lì sigillato, sta aspettando magari un'occasione speciale. Ah, giusto, mi aveva detto di quel suo amico, no, collega, ecco, giapponese. Ok, quindi quando verrà a trovarla lo aprirà. Ok. Questo qui che le hanno regalato per lo scorso compleanno, l'Aberfeldy, non era male, giusto? Poi vabbè, il solito Lafroy e abbiamo poi il Talisker, insomma, i soliti che conosce anche lei. Ok. Va bene, quindi niente whisky, ok? Di cosa avrebbe voglia? Le dico un po' quello che avevo visto, così mi dice se qualcosa la ispira, ok?
l'altro l'ho acquistato lo scorso weekend, questo libro al mercatino dell'usato, sabato scorso, che era il mio giorno libero. E devo dire che è fatto molto bene. Comunque, avevo attocchiato questo, il Bentley, che non so, mi ha ispirata, potrebbe essere un drink adatto a lei. E qua suggeriscono di consumarlo prima dei pasti. Contiene Calvados e Dubonnet. Qua dice, insomma, che è un classico aperitivo francese nato all'inizio degli anni 20 in Normandia. E si chiama Bentley perché il barman che l'ha inventato voleva dare al cocktail il nome di una delle auto di lusso che sostavano allora fuori dai locali più in voga ed eleganti. In realtà ha avuto più successo nel Regno Unito ed entrò poi nella codificazione IBA. Allora, avevo poi anche addocchiato, vediamo. Sì, il classico Bloody Mary che non le ho mai fatto ancora. Non so se l'ha provato fuori in qualche bar. Ah, ok. Beh, si può provare se vuole. Questo contiene vodka, succo di pomodoro, succo di limone, una goccia di tabasco e poi una salsa piuttosto saporita, sale, pepe e sale di sedano. Il Bloody Mary è ottimo sia come aperitivo sia per un pranzo di mezzogiorno. E il nome deriva da Maria Tudor, figlia di Enrico VIII e Caterina d'Aragona, regina d'Inghilterra, chiamata Maria la Sanguinaria, Bloody Mary appunto. E per le feroci persecuzioni contro coloro che promossero la riforma in senso protestante della Chiesa d'Inghilterra. Comunque, è un classico cocktail che secondo me può essere di suo gradimento. Diciamo che forse per la sera magari si adatta meglio qualcos'altro. Ah sì, mi ero segnata questo, il Blue Lagoon, che non le ho mai fatto. Questo appunto lo consigliano alla sera, è nato negli anni 50 in Gran Bretagna, il Blue Lagoon o Laguna Blu. Entrò subito nel ricettario IBA stilato nel 61, venendo successivamente confermato nei due successivi con una particolarità. E c'è in sostanza una variazione della ricetta. Comunque, questo è molto semplice da preparare e anche molto gradevole esteticamente. Poi so che lei non consuma spesso cocktail a base di vodka, però magari ogni tanto non è male provare qualcosa di diverso. Beh, questo allora lo possiamo tenere. Magari per la sua amica stavo pensando qualcosa di molto classico,
tipo un dry martini. Questo è un drink molto elegante, classico, sofisticato. Diciamo è il re degli aperitivi. E la sua origine è controversa, non lo sapevo. E una prima versione lo vuole creato attorno al 1910 da un barman italiano, tale Martini di Armadi da Taggia in Liguria, che è emigrato negli Stati Uniti, lo inventò nel Quickerboker Hotel di New York. La seconda invece da un Martinez di New Orleans negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento. Non si sa. Comunque questo ovviamente lo possiamo fare, abbiamo tutti gli ingredienti. Cosa ne pensa? Potrebbe piacere alla sua amica? Fantastico. Poi ci sono tanti altri drink che non vedo l'ora di provare a fare. E sicuramente so che lei è un po' abitudinario, però ecco, visto che mi ha assunta, penso che abbia capito ormai che ho un po' un estro creativo. E quindi, diciamo, non mi dispiacerebbe provare un po' di ricette diverse. Comunque, quando arriva la sua amica... Ok, allora facciamo che preparo prima il suo drink, il Blue Lagoon. Poi, quando arriva la sua amica... Vi accomodate, presumo, in salotto, giusto? Ok? Allora poi le porto direttamente il drink. Ok. Dunque, allora, posso iniziare a farle il Blue Lagoon? Dunque, visto che non l'ho mai fatto, tengo qui la ricetta. Curaçao, succo di limone e vodka. Ah, tra l'altro ho acquistato questa vodka nuova che mi ha ispirata principalmente per la confezione, lo ammetto. Come vede è a forma di blocco di ghiaccio. E infatti si chiama Amundsen come in omaggio alla prima spedizione leggendaria storica in Antartide da parte di Roald Amundsen del 1911. E come vede è una bottiglia proprio bella. Ideale da mettere in mostra, infatti gliel'ho messa qui, quindi quando verranno i suoi ospiti per cena sarà qui in bella vista. Informandomi un po', ho letto che è una vodka di premium quality e contiene, allora, ha un gusto morbido e deciso allo stesso tempo, con note, diciamo, leggermente speziate e un leggero gusto di nocciola. E diciamo che è una vodka decisamente forte.
Io glielo, in realtà gliel'avevo messa in frigo, quindi è bella fresca. Infatti consigliano di servirla sotto gli 0 gradi. Comunque questa allora la inauguriamo stasera, la apro già. Vado soltanto a prendere il ghiaccio. Eccomi qua. Allora, shakerare velocemente tutti gli ingredienti con del ghiaccio e versare nel bicchiere. E poi consigliano di decorare con del limone. Il bicchiere consigliato è questo, la coppetta da cocktail. Quindi, se per lei va bene, userò questo. Sì, e poi sarà lo stesso bicchiere per il martini, quindi appunto sarà anche carino avere lo stesso bicchiere per lei e la sua amica. Allora, ecco qui lo shaker. Dunque, intanto facciamo che mettere il ghiaccio. Il blu curaçao. La nostra vodka. Poi ci va anche del succo di limone che ho spremuto quando ho preso il ghiaccio. Ci siamo. Bello, vero? Vado anche a inserire la scorza e la fettina di limone. Sa che io
Io ci metto molto impegno, spero sia buono. Faccio qui e mi dica se le piace. Sì, sono contenta. Vede che è una buona idea provare qualcosa di diverso ogni tanto. Ah, certo, sì, se lo tenga da parte così lo finisce assieme alla sua amica. Allora, a proposito, adesso tra quanto arriva? Ok, allora direi che posso già preparare il martini. Tra l'altro, anziché usare sempre il suo amatissimo gin mare, ho acquistato questo nuovo gin che si chiama Apium London Dry. Gin. Anche questa bottiglia mi è piaciuta molto, la trovo molto elegante, minimalista. E da quello che ho letto è un gin molto aromatico e floreale, si distingue per le spiccate note di coriandolo e lavanda. Quindi secondo me è perfettamente adatto alla sua amica. Sì. Prodotto in Inghilterra, tra l'altro, da un'azienda storica famosa per la sua produzione di gin. Mi dirà poi lei, anzi, la sua amica le dirà poi se è di suo gradimento. Poi una sera che vorrà di nuovo un classico gin tonic, proverò a usare questo gin e mi dirà se le piace. Ok, allora apriamo anche questo. L'aroma è squisito. Anche questo. Allora, inseriamo altro qui, ghiaccio. Qui non bisogna shakerare, bensì soltanto mescolare. Andiamo a inserire il gin. Dovuto ricomprarlo che era finito. Ecco qui per la sua amica, glielo lascio, anzi, glielo porto io quando poi arriva. E dunque, chiudiamo
mettiamo il gin. Allora, io spero che questo piccolo momento le abbia dato un po' di serenità, un po' di distrazione. Adesso che arriva la sua ospite, pensi soltanto a distrarsi e sono sicura che questa settimana andrà un po' meglio. E ovviamente io sono sempre qua alla sera, quindi nel caso dovesse avere qualche giornata particolarmente stressante, viene qui e cerchiamo di sistemare un po' con qualche chiacchiera, qualche drink. Sono io che sono contenta di poter lavorare per lei. Davvero. Allora, metto a posto e poi quando arriva la sua ospite mi chiama e vengo a portarle il martini.